Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti a questa conferenza pubblica sul tema delle ragioni di una scelta, con la quale approfondiremo e motiveremo ulteriormente le ragioni, appunto, che vedranno visto non partecipare questo gruppo, questo sottoscritto come candidato sindaco e tutti coloro che facevano parte del gruppo delle liste civiche a sostegno alle prossime elezioni amministrative. Mi vai avanti? Ho fatto brevemente, per quanto possibile, un excursus veloce di quello che è stato il percorso che ci aveva portato alla candidatura, ricordando che dalla caduta dell'amministrazione del sottoscritto a Giunta Fontana nell'ottobre 2016 e dopo il periodo di commissariamento che è durato circa un anno fino a giugno 2017 e per i successivi 4 anni e mezzo della Giunta Andreotti, il sottoscritto ha cercato per quanto possibile, seppur non rivestendo nessun incarico istituzionale o anche politico volendo, di comunque argomentare, di informare, di cercare di circostanziare puntualmente per quanto potevo sempre da solo o quasi tutte le questioni politiche che vedevo sul territorio, lamentando costantemente e ribadendolo ancora oggi che sostanzialmente non c'era, come non c'è tuttora, anche se siamo in una campagna elettorale ormai conclamata. Apro una parentesi, abbiamo scelto oggi questa giornata del 14 di maggio, che è la giornata in cui, mentre noi siamo qua, stanno presentando le liste per le prossime elezioni, che oggi sia termine ultimo, se non sbaglio, per la presentazione di tutte le liste. Quindi, anche per fare un parallelo, e questo lo vedremo più avanti con le lastrine che ho preparato, dicevo, in questi 5 anni, 6 anni, ho cercato per quanto possibile di argomentare, di informare, di affrontare le tematiche di interesse. Guardando sempre, come ricordava prima anche l'amico Angelo di Sofanelli che è qui, che praticamente spesso eravamo un po' a cantarcela, a suonarcela da soli, perché nella città e anche nelle istituzioni e nei ruoli che avrebbero dovuto incarnare anche la verba politica, la polemica, il confronto, non abbiamo riscontrato, non ho mai riscontrato, almeno per quello che è stato possibile verificare, una effettiva azione politica e di governo, ma soprattutto di opposizione a quella che era la maggioranza Andreotti. E quindi, proprio in questa scia, il 20 novembre dello scorso anno abbiamo presentato la candidatura. Eravamo io e l'amico Paolo Ria, che è qui all'Istituto dell'Endoro, e abbiamo spiegato i motivi per cui ci portavamo a fare questo percorso. Qui ho messo velocemente tutte quelle che erano le cose più, diciamo, rilevanti delle ragioni della candidatura, l'esatto e le lascio alle lastrine senza che andiamo ad approfondire. Posso? Prego, tu, come? Assolutamente. Quell'incontro, buongiorno a tutti, quell'incontro fu anche però da parte mia soprattutto, giustamente in quel momento Giampiero si stava candidando, cioè ha il coraggio di mettere, come dire, il suo nome per un progetto politico, per qualcosa che quantomeno avviasse un dibattito dentro il centrodestra. Questo, ed è il primo punto che secondo me è importante segnalare, questo dibattito dentro il centrodestra non è avvenuto, è stata totalmente, come dire, ignorata questa candidatura da parte di chi aveva la possibilità di decidere e si è arrivata a una situazione che già allora, il 20 novembre, avevamo previsto, come dire, abbastanza difficile per centrodestra, per cui candidature, più candidature e una situazione di grande confusione, anche e soprattutto nel centrodestra. Questo ha ragione di quello che è avvenuto il 20 di novembre ed è giusto ricordarlo perché non è stata una candidatura in assoluto, ma è stata una candidatura per aprire soprattutto un dibattito, per cui Giampiero era conscio che avrebbe nel momento in cui si fosse costituito un tavolo di ragionamento avrebbe pure potuto mettere in discussione la sua candidatura per qualcosa che sarebbe stato condiviso con gli altri o comunque qualcosa si riteneva migliore, e mi sembra giusto precisarlo, Giampiero, perché insomma hai fatto bene, ma ci saremmo arrivati via via con le varie slides. Voglio allora leggerle queste cose importanti alla luce di quello che ha detto adesso, ho ricordato Paolo velocemente. Ricordavo il 20 novembre che la mia candidatura guarda all'epoca innanzitutto ai tantissimi cittadini cruttafredesi che, pur diversi nel rispettivo pensiero, intendono perseguire il bene comune realmente senza pregiudizi di appartenenza. L'apertura e la disponibilità verso costoro è assoluta e incondizionata, ma allo stesso tempo rimarcavo che era assoluta e ferma la distanza da tutti quelli che avevano fino a quel momento, novembre 2021, non era ancora caduta l'amministrazione Andreotti, peraltro cadde una settimana più tardi,
tutti coloro che avevano fino allora mal governato, a mio avviso, la città, tutti indistintamente, il sindaco, gli assessori, i consiglieri, e nonché da chi aveva la possibilità di contrastare il declino inesorabile e bloccato di Rottaferrata, iniziato con la gestione commissariale del 2016 e proseguito fino al 2017 e ad oggi, novembre 2021. Mi riferisco alle forze politiche, mi riferivo alle forze politiche e civiche rappresentate in Consiglio Comunale, che avrebbero dovuto incarnare l'opposizione, cosa che purtroppo non è mai seriamente e concretamente avvenuta. E evidenziavo inoltre che le voci dell'opposizione avevano stentato fino allora a levarsi e il sindaco aveva avuto gioco facile nel fare quello che voleva. Il sottoscritto, pur non rivestendo alcuna carica elettiva, come ho detto poc'anzi nell'introduzione, era spesso intervenuto pubblicamente con video interviste, comunicati stampa e quant'altro, denunciando puntualmente le distorsioni politico-amministrative della giunta Andreotti. L'auspicio di quel giorno, del novembre 2020, era che quegli interventi fatti fino ad allora venissero raccolti dalle minoranze e trasformati in attività di sindacato ispettivo, interrogazioni, interpellanze o iniziativa, mozioni, proposte di delibera, eccetera. Tuttavia, registravo che quello non era mai accaduto, o quasi mai, a testimonianza, come detto, della colpevole inerzia dell'opposizione. Ribadivo anche che la mia attività, per quanto ovviamente limitata a quello che avrei potuto fare singolarmente, aveva consentito, per quanto possibile, di informare i cittadini su quanto accadeva all'interno di Palazzo Consoli, la sede comunale, e sulle ripercussioni per la città. E questo è importante, e in continuità con quell'azione politica svolta negli oltre 4 anni precedenti, che allora presentavo la mia candidatura a sindaco. Queste erano le 3 liste che avete visto sicuramente. Rottaferrata per noi già esisteva nel 2014, la comunità alla base, l'impronta. Le ragioni di quella candidatura risiedevano anche nei simboli e ciò che evocavano quelle 3 liste. Rottaferrata per noi era quella, come dicevo, presentata nel 2014 e ribadiva la priorità assegnata a Rottaferrata e ai rottaferratesi. La comunità alla base poneva, come pone tuttora, al centro, in un progetto associativo, adesso poi più tardi, più avanti, esplicheremo, ogni attività politico-amministrativa, al centro di ogni attività politico-amministrativa, la comunità cittadina, privilegiata il bene comune nello spirito di fraternità che avevo richiamato nell'intervista nella conferenza stampa del 20 di novembre quando annunciavo la candidatura, spirito di fraternità ulteriormente evocato dall'abbraccio tra le due figure, vi facciamolo vedere, questa che è al centro, vedete? Tra le due figure umane rappresentate, abbraccio che incarna, come incarnava, anche il bisogno di certezze, riferimenti che era tipico del periodo che viviamo e vivevamo anche all'epoca, segnato dalla pandemia Covid-19 e poi ulteriormente aggravato dal conflitto russo-ucraino. L'impronta all'ultima lista, se vuoi farla vedere sempre, evocava il segno tangibile e positivo che la futura azione che prevedevamo di portare in essere politica amministrativa si proponesse di realizzare, tracciando la rotta dell'auspicata rinascita di Rottaferrata. Questo era un altro passaggio importante che ho evidenziato. Ciò che avrebbe dovuto contraddistinguere quel progetto amministrativo era la passione, l'amore per la città, l'impegno concreto e la competenza, requisiti che volevo che contraddistinguessero le 24 donne e i 24 uomini, perché 3 liste sono 48 candidati, che avrebbero formato le 3 liste. Qui abbiamo ripiegato in questo simbolo il bene comune al centro con i quattro elementi, i 4 criteri. Abbiamo poi fatto un percorso formativo, sempre in coerenza con quello che era stato detto in quella conferenza stampa, un corso formativo fatto insieme all'amico Fabrizio Marconi, con la collaborazione anche di Paolo Ria, quale relatore. Abbiamo svolto degli incontri, 4 per l'esattezza, presso l'Istituto dell'Endono di Rottaferrata, che ci ha messo gentilmente a disposizione la sede, e abbiamo formato 15 persone che hanno deciso di mettersi al lavoro e migliorare le loro conoscenze. Questo sempre in quella logica che credevamo e crediamo tuttora di privilegiare la competenza e le conoscenze per andare poi a svolgere il ruolo di amministratori. Abbiamo svolto anche delle iniziative, qui abbiamo ripiegato quelle più essenziali. Insieme a Fabrizio Marconi in particolare ci siamo adoperati per la riapertura della posta di Via Vecchia di Marino, che erano mesi e mesi dal luglio 2021 che era chiusa e nessuno sostanzialmente aveva mai affrontato il problema concretamente. Abbiamo attivato il commissario prefettizio, gli abbiamo chiesto di intervenire presso gli organi preposti, abbiamo anche fatto una raccolta firme sia materiale sia online, ulteriormente poi integrata con la richiesta di un terzo ufficio postale a Rottaferrata oltre quello che era chiuso all'epoca. L'ufficio poi è riaperto, fortunatamente. Chiaramente non ci siamo ascritti i meriti di quella riapertura, perché non è che la nostra azione ha potuto semplicemente farlo, però abbiamo smosso un po' le acque e riteniamo che comunque quell'azione sia stata utile. Colgo l'occasione anche per ringraziare Paolo Magli di Libertas, che aveva partecipato. Che salutiamo, che è qui con noi in aula. Infatti, se vedete nella lastrina
abbiamo aggiunto anche il simbolo della Libertas, l'associazione Libertas, che ci ha aiutato insieme a Fabrizio e a Paolo Maglia a portare avanti questa situazione. Abbiamo anche chiesto al commissario, una volta riaperta la posta di Vecchia di Marino, quantomeno di poter ulteriormente implementare il servizio di Vecchia di Marino e portarlo magari con un'apertura fino alle 19, dicendo che a Frascati ci sono 4 uffici postali, di cui uno aperto fino alle 19 di sera, con sostanzialmente gli stessi abitanti di Grotta Ferrata, mentre a Grotta Ferrata avevamo un solo ufficio, stante la chiusura di Vecchia prolungata, e quindi chiedevamo questa cosa. Recentemente, questo non l'ho messo in lastrina, l'ho girato per Fabrizio, Poste Italiane dopo mesi e mesi ci ha risposto comunque dicendo su Grotta Ferrata ci sono i servizi più che soddisfacenti, avete 4 poste vicino a Frascati, 2, 3 o 4 a Marina, non so, cioè il servizio ha fatto evidentemente una panoramica dicendo che di fatto non se ne parla, però noi torneremo all'attacco perché quantomeno portare l'ufficio Vecchia Marina alle 19 credo sia la cosa almeno come minimo sindacale da consentire a questa cittadina, poi vedremo il perché e per come. Abbiamo fatto altre iniziative, se ricordate chi era presente, sfugge. Eccolo qui. Siamo stati credo gli unici ad affrontare concretamente e seriamente la questione del PNRR, abbiamo denunciato con una segnalazione firmata dal sottoscritto al commissario straordinario che ci ha assolutamente ignorato, che secondo noi i finanziamenti dichiarati come acquisiti del PNRR, circa 5 milioni di euro, non so chi ha seguito la vicenda, strombazzata sia dal commissario che dall'ex sindaco Andreotti il 2 di gennaio con un comunicato stampa entusiastico e diciamo che lanciava grandissimi, grandissimi grida di giubilo, al quale però poi non è seguito più nulla, e noi abbiamo ritenuto di evidenziare che i due progetti messi a supporto di quella iniziativa fossero assolutamente dichiarati in modo falso come del comune, bensì redatti da un professionista privato, adesso senza entrare nel merito, qui non c'è stata mai nessuna risposta come sottolineavo, evidenziando anche l'intreccio tra questa attività del PNRR e quello che era l'ex piano integrato di intervento italiano e l'intervento sulla bazzica di recupero per il sociale. Siamo poi intervenuti sul discorso dell'abusivismo edilizio, credo fosse il 26 marzo. Quello che è importante evidenziare, poi lo vedremo perché più avanti, è che in ogni iniziativa abbiamo comunque, oltre a denunciare o comunque a illustrare, a circostanziare le problematiche, portato a conclusione una proposta. Su ogni cosa c'era una proposta o quantomeno qualcosa di costruttivo. Poi vedremo perché è importante questo passaggio. Così abbiamo fatto appunto nella iniziativa sul discorso degli abusivismi. Ci siamo riuniti poi recentemente a Capodarco e ne siamo molto fieri e orgogliosi per ricordare 4 figure illustre del passato che hanno incarnato a nostro avviso lo spirito unitivo che contraddistingue al nostro vedere Grotta Ferrata, Aurico Gandolfi, Bruno Martellotta, Francesco Bracciale e Luciano Vergati, una bellissima iniziativa. Tutto questo l'abbiamo fatto sempre e continueremo a operare, Dio piacendo, in quello che è lo spirito dell'unità per la fraternità, ricordando anche, e questo lo facciamo con grande orgoglio e passione, che se questo tema della fraternità è nello statuto comunale di Grotta Ferrata, ancorché purtroppo ci risulta un po' ignorato nella sostanza di quella che è l'azione civica, sociale e anche politico-istituzionale, culturale della città, questo tema della fraternità si trova all'interno dello statuto perché il sindaco Fontana e la sua maggioranza ce l'hanno voluto mettere durante la loro azione amministrativa. Non si ricorda spesso questa cosa, c'è qualcuno che fa merito, fa diciamo, evidenza di aver istituito una delega alla fraternità, il sindaco Luciano Andreotti, l'ex sindaco, della quale però azione abbiamo veramente faticato a trovare sostanza. E veniamo alle ragioni poi per cui abbiamo deciso.